Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy, dove nella scorsa puntata abbiamo finalmente completato le rovine di Re Leo. Quindi adesso possiamo concentrarci per tornare indietro e ovviamente andare ad esplorare una nuova rovina, che in questo caso potrebbe essere qualsiasi, perché non ricordo effettivamente quale sia. Per cui, sala comandi, visto che abbiamo la possibilità di poter tornare indietro senza dover fare tutta la strada da capo, e andiamo verso la nuova meta. Vediamo se c'è un filmato di intermezzo. Esatto. Ho un messaggio dalla Zarrad Space Authority. La route to Alistia è open. Alistia? What kind of planet is that? Alistia is an ocean planet with more than 90% of its surface covered by water. Through an agreement with the Galaxy Corporation, landing on Alistia is possible only for a select period of time. It's like a primo resort for road-weary travelers. We're so busy, though, we hardly ever make it there. We should try to stop by if we have the chance. I wouldn't mind a break myself. Ok, quindi abbiamo un nuovo luogo dove possiamo andare. Coperto dall'oceano, nato per la sua bellezza. Va bene, andiamoci. Visto che abbiamo la possibilità, andiamoci. Vabbè, qui saltiamo. Oddio. Un secondo che ho fatto una piccola cagata. Ok. Direi che possiamo comunque saltarla questa parte. Ok, saltiamola tranquillamente. Non è un problema. Ecco, questa invece la guardiamo, perché è appunto la nuova parte di filmato che ci porta in questo nuovo luogo. Perfetto, siamo arrivati. Quindi, allora, utilizziamo il teleport per salire sopra al ponte, così non ci facciamo tutta la strada, ma saliamo direttamente. E andiamo a vedere questo nuovo pianeta. Visto che ne abbiamo la possibilità, approfittiamone, no? Oserei ben dire. Però aspetta, dov'era il ponte quello? Eccolo. Ecco, lì c'è un save point. Alistia, Porto Baltones. Anche la musica bella rilassante. In realtà io di questo gioco non ricordo tantissimo. Ad esempio, io questo pianeta non lo ricordo minimamente. Io mi ricordo, ovviamente, anche per una questione personale, ricordo la parte finale, ricordo ovviamente la location della zona finale, ricordo tutto ciò che appunto riguarda la parte finale del gioco, ed è normale che sia così. Però queste, diciamo, questa non ci faccio completamente caso, anche perché, cioè, come potete vedere, posso andare praticamente anche in acqua. Fighissima sta cosa. Anche se mi lagga un pochettino in acqua, però. Nel frattempo apriamo bauli, facciamo tutto quello che c'è da fare. Bottega! Vediamo cosa c'è in bottega. Allora, pozione curativa. Ah, vabbè, sì, dai, facciamo scorta. Ok, facciamo scorta. Facciamo scorta anche per le tricure. Poi fluido rigenerante, facciamo scorta anche di questo, tanto i soldi ormai non ci mancano più. Tonico,
facciamo una bella e propria scorta. Peccato che si possono portare soltanto un tot per quanto riguarda. Oh, stiletti, livello 8 però. Spacca rune, livello 30. Ok, questa già è più interessante. Raggi satellitari. Vabbè, prendiamolo, livello 20 ci sta. Rinfrescatore, spacca nuvole, questa la prendiamo. Shuriken tonante, questo in realtà mi servirebbe per craftarlo con quell'altro, ma non so se già li ho uniti effettivamente. Boh, vabbè, ormai lasciamo perdere. Arco dell'oceano, accetta dell'eremita, questa era un'altra che... Accetta dello squalo, oh ecco, accetta di Babele. Spirito guerriero, questa è di livello 20, 30, le prendo. Ma qua tutto per Jupis c'è. Ex soldato, ascia del guerriero. Va bene, prendiamole. Mitragliatrice. Wow, questo è molto figo. E prendiamo anche questo ormai. Va bene. Così abbiamo preso diverse armi da far livellare. Ovviamente, perché è anche giusto questo. Allora, lì c'è un baulozzo. Andiamola ad aprire. Mi sta laghicchiando un pochino. Non so se effettivamente è perché sto editando i video in sottofondo, perché comunque sì, sto anche editando i video e sto giocando, quindi non so se effettivamente mi crea un po' di accumulo sulla CPU, anche se effettivamente penso proprio di sì. Comunque, vediamo un pochino come va. Se dovesse laggare troppo, poi non si può aprire senza la chiave del sole. Diciamo che... Ah, cazzo. Ora li devo togliere. Quindi, male che vada, esploro per conto mio poi, perché giustamente non voglio che... Non voglio che si veda troppo lag. Perché sì, vedete, effettivamente sta laggando anche parecchio. Cioè, ci sono zone dove mi lagga e zone dove non laggano. Quindi magari evito. Oh, scaccia fantasmi. Vediamo che livello è. Visto che comunque questa l'ho già maxata. Ah, livello 36. Ah, non male. Almeno abbiamo un'arma nuova per Juster e ne approfittiamo. Sì, ragazzi, mi sta laggando parecchio. Quindi facciamo magari un giretto così, giusto per vedere, ma mi sa che stacco. Aspetto che comunque mi finisca di renderizzare. Che più che editare è il rendering quello che effettivamente mi dà qualche problema. Oh, che succede qua? Enough already, Fritz. Is that why you've called everyone here? It's true that the Mermel have been at war with us Sleeks, but because Daytrom's lab has polluted the oceans, Nina's all that's left of the Mermel race. Why shouldn't we reach out to her? After all, we're the ones who made her an outcast, causing her to leave her village and be kidnapped by Daytrom. That's all well and good, but why should we be fighting for the Mermel race? Just because you're the one who found her washed up on the beach. She's just a mermel. You've been deceived. Stop bad-mouthing Nina. We're all fellow Elistians, aren't we? What's happened to your sense of justice? Look who's talking. A fool taken in by a woman. Hey, Joust, am I right or what? Huh? I don't much care either way about these mermels. But Daytron's the one who dirtied our waters. It's not in me to stand by and just let him do it. I'm out of here. Time to smash their lab to pieces. Thank you, Joust. I knew I could count on you. I'm not doing this for you. Well, we're coming with you. All those in favor, raise your hands!
And you say you're proud to be Sleeds. Same as always. Never could read a room, could you? But... Come on. I like that, Nina. Hope she's all right. What's going on? Sounds like they're rescuing some kidnapped friend of theirs. And they're headed for Datron's lab. That's crazy. Who are you? Oh, you must have come from another planet. So you heard all that, huh? Are you two seriously going? We'll take our chances. We'll cross the shallows and head for Datron's research labs. We've got to save Nina. Yeah? Wait a sec. Why are you getting all excited? It's Datron. How can we pass this up? Right. And why not? Look, that's nice of you. But this is our problem. We don't need any help from outsiders. Datron's no pushover, you know. Wouldn't you be better off with more allies? Yeah, we won't slow you down. I said no, all right? Come on, Fritz. Hey, Jouse, wait up! Jester, we have to help them. Yeah. Man, oh man. Are you sure we're pirates? No, 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 no! The Enigma Gem! The Enigma Gem is missing! Are you sure? Did you look for it? Of course I'm sure! What's going on? Could Fritz and Jouse have taken it to trade for Nina? No way! They would never! We've gotta search some more, come on! Now things are getting interesting. Ok, quindi qua abbiamo capito che c'è qualcosa che non va. Comunque, allora, qui non c'è nient'altro. Io controllo sempre perché non si sa mai, essere prudenti è sempre utile. Allora, per quanto riguarda la nostra direzione, dobbiamo andare, penso, da quel lato. Penso dovremmo andare da questo lato. E dato che il gioco in questo momento mi sta laghicchiando un pochino a causa del rendering in sottofondo, faccio un taglio, mi esploro un attimo la mappa, mi esploro un attimo la zona, vediamo cosa... cosa riesco a trovare, cosa posso fare, e poi ci rivediamo dopo il rendering finito e io che appunto ho finito anche la mia esplorazione. Hey, you still alive? I took care of them all. Jester! I'm on it. Here we go. I didn't ask for your help.
and I'm glad you gave it. Thanks. Just a word of warning. You two alone can never stand up to Daytron. Let us take over from here. I told you. This is our problem. What is it, Fritz? They have a point, Jaus. Can we really fight this fight alone? So, you want help? From outsiders? Saving your precious little princess? You don't have to put it that way. I'm just a little discouraged, is all. Fine. So that's that. You fight on your own time. Leave us alone. Thank you. Don't sweat it. Just returning the favor. Oh, you really are going all out. But ain't the Mermals your sworn enemies? Mermal, Sleek. It doesn't matter. I just want to keep the promise I made. What promise? Who's this? Nina. Probably crying her eyes out at the Daytron lab right about now. Do I really need a reason to go save her? Thanks again. Later. Let's go! Like moths to a flame! I'm in peace! Jaster! Oh, that's a help! No, I'm losing it. That's the end of that. Thank you.
Eccoci qua, abbiamo finito l'esplorazione di tutto quanto il dungeon. Come potete vedere, ho sbloccato anche tutti i portali, cioè tutti i teleport presenti nella mappa. Infatti ci sono i forzieri che adesso vengono visualizzati nella mappa, solo che quelli che ho lasciato alle spalle sono ovviamente quelli che tramite le chiavi delle stelle o chiave della terra eccetera eccetera per il momento non posso ancora aprire. Per cui continuiamo, andiamo a vedere cosa succederà adesso e niente, vediamo. So this is Daytron's research facility. Jester! Oh. Welcome, fools. After this girl, are you? Nina! Nina! It's us! Everything's going to be okay! How truly silly of you to have come all this way. I have no need for the two of you anymore. Look at this. The Enigma Gem? What is it? Our village treasure. But why? Don't you get it? This girl really pulled the wool over your eyes. It's not true! The Enigma Gem was originally a Mermal treasure. You sleeves used brute force to take it from us. And now I'm taking it back. With the Enigma Gem and Daytron's science, the beautiful Mermal Sea will be ours once more. Nina, they're tricking you! Remember what Daytron's done to us all! Nina! No, I'll never forget. I'll never forget what you sleagues did to us mermals, and I will never, ever forgive you. Yeah, yeah, enough of that. We have the Enigma Gem. Show's over. Now for a taste of sheer power, Daytron style. New technology for you. Fritz, I'm gonna ask you one last time. Are you really serious about this? Of course. A quick answer. I like that. Then let's go. Wait! It's you guys. Now we know who the real enemy is. The way we've been acting. Forgive us. Fritz, Joust. Let us fight by your side. Thanks. The more the merrier.
told you this was our problem. Wait! It'll never work! Oh no! This will never do! Yeah, no kidding. They're dropping like flies! Damn it! Listen, everyone! That's enough! You'll never beat these guys! Run while you still can! You're not ready to give up yet. I told you, true allies show up to help in a pinch. But I don't need help. This is all a trap. No. You're asking for help, all right. I can hear it. Your heart, it's screaming. Help! Help me! Joust! You're not alone, Nina! Look at everyone who's on your side! Sleeg or Mermal, it doesn't matter anymore! Why would you do all this? Well, we're friends, aren't we? For me? Thank you, Fritz, Jaus. Huh? Hey, what do you think you're doing? I'm going to help my friends. What's that? Huh? You'll pay for this, girl. Ah! Ah! Nina! Go. Wish I could leave this to the other two. Is this running amok?
Nina. Where am I? You're home. We're back at the village. The village? Then I... Don't speak. But I... Everyone's... It's all right, Nina. I did some thinking as I got you out of there. The real bad guy here is Daytron. But none of this would have ever happened if our two races hadn't fought. If you hate this place, I won't make you stay. But you shouldn't leave until your wounds are healed. And when you're all better, we'll go on a trip. A trip? Did you forget that promise we made? Way back when? The oceans are vast on this planet. Surely there must be other mermals like you somewhere. We'll go off in search of them. And I know we'll find them. No matter how long it takes, we'll find them all and bring them back here. We're all friends, right? Nothing to sneeze at. How about a wild ride across the galaxy, eh? Sounds interesting. But as you heard, we have a promise to keep. I'll pass for now. Aw, what a waste of good talent. We owe you a debt that we'll never be able to repay. This is hardly enough, but I hope you'll accept it. What is it? Oh, well, I had dreams once upon a time myself. I think these'll look good on you. Go on. Okay. Good luck out there. See ya. Ok, e così siamo riusciti, fortunatamente. Ecco, vabbè, qui c'è, vabbè, la chiave del sole. Abbiamo ottenuto anche un nuovo costume. Abbiamo ottenuto anche una spada per Jester. Per Jester, che però io già avevo. Infatti, il risultato del crafting è proprio la vecchia spada. Vedete, io già ce l'ho. E tra l'altro è già maxata quella che avevo. Quindi immaginate effettivamente quanto. Però la riutilizziamo, così ne maxiamo un'altra. Quindi non è un problema. Per quanto riguarda gli altri, ok, stanno piano piano maxando i loro oggetti, perfetto. Ora, qui c'era un forziere che dovevo andare a prendere, se non sbaglio, qua vicino. O forse era una mia impressione. Comunque, detto questo, abbiamo concluso abbiamo concluso tutto il viaggio, se così si può dire, di questo nuovo pianeta. Quindi dalla prossima volta torneremo alla ricerca dei simboli. Quindi diciamo che questo è stato un piccolo pit stop che però ci ha fatto guadagnare delle cose. Ora non so se il costume da pirata in realtà sia per Jester. Non ricordo. Ah sì, è proprio per lui. Ok, quindi costume da pirata. Olè, abbiamo un nuovo outfit per il nostro Jester. Va bene. Non so se effettivamente glielo tengo. Mi sa di no. Preferisco magari tenergli quello classico per il momento. È quello un po' più figo. Comunque, per il momento è tutto. Io spero che questo episodio sia stato di vostro gradimento. E ci becchiamo alla prossima.